Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Come abbiamo visto, anche se non sono molto pubblicizzate, nel senso che nei giornali ne parlano veramente poco, ci sono proteste in tutta Italia di diverso tipo, ci sono proteste di nuovi gruppi, nuovi movimenti, vecchi movimenti, vecchi gruppi, gruppi di estrema destra, gruppi di estrema sinistra, come queste delle mascherine tricolori che scendono ancora in piazza. Quindi sesto, ad esempio, sesto sabato consecutivo di protesta per le mascherine tricolori a Milano davanti al Colosseo, al Castello Sforzesco, il Colosseo a Roma, al Castello Sforzesco a Milano. E poi anche in Piazza Santi Apostoli, a Roma e in decine di altre città italiane, da nord a sud e anche nelle isole, riferisce il movimento. Migliaia di italiani hanno manifestato contro il governo Conte e le misure economiche insufficienti messe in campo per far fronte alla crisi. Quindi siamo passati dal tutti in casa in maniera obbligatoria a tutti fuori a protestare, perché la chiusura obbligatoria per 3 mesi più o meno ha costretto molti a far la fame, molti hanno perso il lavoro, chi aveva lavori precari, chi lavorava in nero e chi anche lavorava normalmente con contratti a termine, tutto è stato perso perché molte aziende si sono ritrovate senza ordini, senza clienti, hanno dovuto chiudere in fretta e furia perché gli affitti e le tasse i commercialisti si continuano a pagare. Ma appunto dopo 3 mesi del governo non arriva nessuna risposta concreta. Soldi promessi mai arrivati, forse il governo sapeva perfettamente che soldi non ce n'è per pagare ad esempio le casse integrazioni, quindi forse non è che questi soldi sono in ritardo. Magari questi soldi non ci sono, non in ritardo, ma non ci sono. Ed è per questo che Conte aspettava spasmodicamente questi soldi in regalo dell'Europa. L'Europa dice sì, a voi italiani ne mando più che agli altri, però dal prossimo anno e a rate da 4 miliardi di euro, fino al 2024, quindi dal 2021 al 2024 a rate, non subito. E così Conte, che contava, cantando, no, così che Conte contava di avere questi soldi per andare poi a dare la cassa integrazione, no? Dice non ci sono, ma arrivano. Come del gioco delle tre carte, eh? Sono qui, sono qui. Però realmente non ci sono soldi in arrivo. Non so come farà a risolvere questa situazione che ha creato lui stesso. I manifestanti dicono abbiamo iniziato a manifestare per primi, quando ancora vigevano le restrizioni della fase 1, chiedendo risposte che ancora non sono arrivate. Da settimane, diciamo, ci troviamo a denunciare una situazione che sembra immutabile. Cassa integrazione in ritardo, aiuti inesistenti per le imprese, fasce più deboli della popolazione abbandonate a loro stessi. Le uniche novità sono i continui annunci del governo ai quali non segue mai un'azione concreta. Le banche non erogano i finanziamenti alle imprese e il ministro dell'economia Gualtieri con la faccia di bronzo, no? Faccia di bronzo, o si diceva una volta con la faccia di tolla, no? Quindi con la faccia di bronzo risponde: cambiate banca, se la banca non vi dà i soldi, cambiate banca. Può essere questo un governo in grado di affrontare la più grave crisi economica e sociale dal dopoguerra? Ovviamente la risposta è no. Ed è proprio per questo che nascono questi movimenti, proprio per questo che deve andare a casa il governo e la parola deve tornare al popolo, dicono. Non siamo più disposti ad accettare l'incompetenza di ministri come la Azzolina, che non è stata in grado di dare mezza certezza a insegnanti, studenti e famiglie sui tempi e le modalità di rientro a scuola. Per questo non possiamo fermarci. Manifesteremo ogni sabato e a breve organizzeremo
una grande manifestazione nazionale a Roma. Noi chiediamo una sanatoria per tutte le multe elevate durante l'emergenza sanitaria, lo stop alle tasse per le imprese per tutto il 2020, soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato senza passare per le banche, liquidità immediata per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, un piano di intervento straordinario per salvare il settore del turismo che rischia letteralmente di scomparire. Aiuti massicci e regole meno stringenti per bar, ristoranti, palestre, tutte quelle attività che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire. Un piano per far riaprire veramente la scuola e garantire una formazione, non la supercazzola delle lezioni a distanza e i banchi con i divisori in plexiglass. E pretendiamo che lo stato di emergenza non venga prolungato per altri 6 mesi. Non saremo più disposti ad accettare limitazioni alla nostra libertà e la sospensione dei nostri diritti fondamentali. Ma analizziamo queste richieste realmente, se sono fattibili. Allora, partiamo dall'ultima. Non vogliamo che lo stato di emergenza sia prolungato per altri 6 mesi. Non vogliamo limitazioni alla nostra libertà. Attenzione, lo stato di emergenza è stato già prolungato fino a tutto dicembre, ma lo stato di emergenza non comporta una limitazione della libertà, come adesso non c'è una limitazione della libertà, ma c'è lo stato di emergenza. Quindi raccontiamoci le cose come sono e non raccontiamoci le storie del mago. Ecco, vediamo la prima: sanatoria per tutte le multe durante l'emergenza sanitaria. Eh no, le multe si pagano perché chi ha trasgredito le multe le deve pagare. Primo, stop alle tasse per le imprese su tutto il 2020. Non può lo Stato stoppare le tasse perché non ha soldi, ha bisogno delle tasse per continuare a mantenere il paese Italia. Soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato senza passare dalle banche. Lo Stato non ha soldi da erogare a fondo perduto. Ricordiamoci che lo Stato non ha neanche un euro per un caffè. È uno Stato che vive di debiti e ogni anno con le tasse e altre tasse nuove ci paga i debiti. Poi dicono liquidità immediata per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione. I soldi non ci sono. Tutto questo elenco, soldi di qui, soldi di là, ma i soldi non ci sono. Non ci sono. Un piano di intervento straordinario per salvare il settore turismo che rischia letteralmente di scomparire. I soldi non ci sono. Aiuti massicci e regole meno stringenti per i bar. Aiuti massicci vuol dire dargli soldi. I soldi non ci sono. La cassa integrazione non la stavano pagando. Ma non vi viene il sospetto perché non ci siano i soldi? Ecco, questa è la realtà. Un piano per far riaprire, per far ripartire veramente la scuola e garantire una formazione. Ma quale piano? Nel senso, tutti voi siete stati a scuola come sono stato a scuola io, come insegno a scuola. Ma quale piano? Che cosa vuol dire un piano? Non ci sono piani, neanche immaginabili. La scuola è un assembramento di persone dove si può, è come se fosse quasi una discoteca dove il contagio si può dilagare, sono degli ambienti che si saturano. Io concordo che il plexiglass non serve a niente perché se la classe fosse nel giardino, il plexiglass concordo, ma se la classe è appunto in un'aula chiusa e c'è qualcuno che è malato, satura l'ambiente di malattia e tutti se la beccano. Non c'è plexiglass che tenga quando l'aria è satura. Quindi quella del plexiglass non serve a niente, è costosa. Chi paga, chi installa, chi pulisce, non si sa. Attenzione che sono costose quelle barriere in plexiglass, ce ne vogliono decine di migliaia, ma chi le paga queste barriere in plexiglass? E comunque tutte queste richieste. Aiuti massicci, e poi dicono ancora un piano per far ripartire la scuola, e pretendiamo che lo stato di emergenza non venga prolungato. Quindi è un elenco di lo Stato deve pagare questo, quello, quello. Mi sembra un po' semplicistica come cosa, nel senso che lo Stato dovrebbe pagare, ma il fatto è che non ha i soldi. Questo è molto semplice e disarmante. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale
il canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.